Ciao a tutti, benvenuti e con il video di oggi volevo creare un fiorellino per arricchire la collana che avevo fatto con le foglie e la catenella rivestita all'uncinetto e cristalli. Vorrei fare un bel fiore grande per arricchire questa parte qua e dare l'idea come se la collanina fosse tutt'uno con la foglia. Quindi realizzo un fiorellino con questo filo e speriamo che questa volta finisca perché vorrei anche cambiare colore. E allora comincio con le catenelle, cerchio magico, catenelle, se ne devono fare 88. Ecco qua terminate le nostre 88 catenelle e cominciamo adesso a realizzare una maglia alta. Allora, una maglia alta, ci distacchiamo di 2 catenelle, andiamo indietro di 2 catenelle, nella terza facciamo la maglia alta. Una catenella, una maglia alta, sempre entrando nello stesso foro in cui ho messo quella di prima, quindi sulla stessa catenella della precedente. Ecco qua. Poi, senza fare alcuna catenella, prendiamo sul filo. Facciamo una pausa di 2 catenelle, 1, 2, nella terza entriamo e realizziamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta sempre nello stesso foro dove c'era quella di prima, quindi qui. Entriamo e facciamo la maglia alta. Adesso ci stacchiamo di 2, non facciamo nessuna catenella sopra, ci stacchiamo di 2, 1 e 2 e qui realizziamo la maglia alta, una catenella, un'altra maglia alta, sempre sullo stesso foro entriamo
non facciamo nessuna catenella questa volta, distacchiamo di 2, 1, 2, nella terza entriamo, maglia alta, catenella, un'altra maglia alta, stavolta nel foro di quella di prima. Nessuna catenella, solo la maglia alta, distanziandoci di 2 catenelle sotto. Entriamo nella terza e facciamo la maglia alta, una catenella, una maglia alta, entrando nel foro dove c'era quella prima. Così per tutto il giro della catenella, finché non abbiamo completato le catenelle. Completato il giro delle nostre maglie alte, giriamo il lavoro e lavoriamo all'interno dell'archetto successivo. Quindi tra una catenella e una maglia alta e l'altra avevamo fatto una catenella, quindi andiamo a entrare qui dentro e realizziamo 6 maglie alte. Uno, due, 3. Ho lasciato i cristalli che mi sono rimasti prima sul filo, ne inseriamo uno e procediamo con le altre 3 maglie alte. Uno. Due. E 3 e ora una maglia bassissima qui proprio sul successivo archetto. Il prossimo sarebbe questo, quindi questo è un archetto, questo è l'altro archetto, qui abbiamo l'unione e andiamo a lavorare le maglie alte, sempre 6. E allora 3, mettiamo la perlina chiudendola dentro la catenella e altre 3. Poi una maglia bassissima sull'archetto successivo. Spero riusciate a vedere. Allora, qui la maglia bassa sull'archetto successivo e poi qua sull'archetto dopo, non qui ma qui, di nuovo le 6 maglie alte. E allora 1, 2, 3. Una catenella con la pietra ingabbiata dentro e altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi qui abbiamo poi il nostro archetto successivo, maglia bassa. E sull'archetto dopo 3 maglie alte, una catenella col cristallo dentro e altre 3 maglie alte. Catenella col cristallino, così che poi va a richiamare i cristalli che ci sono
sulla catena. Procediamo sempre nella stessa maniera fino alla fine della riga. Ecco che mi è caduto il rocchetto di filo, avete sentito? Vabbè, lo recupereremo. E allora, 3 maglie alte, sempre una catenella. Chiudiamo nella catenella il cristallino e continuiamo con le 3 maglie alte. Poi i cristallini magari, ecco, con le mani li mettiamo un po' più su e li sistemiamo così che spiccano un po' di più. Quindi continuiamo con le 3 maglie alte. Una maglia passa qua,
Ecco qua, finito il nostro giro. Poniamo tutti i cristalli su, tagliamo ben abbondante il filo finale che poi ci servirà per cucire tutto il fiorellino su se stesso. Quindi facciamo un bel taglio lungo, teniamo almeno 30 cm del filo. Vi informo che il rocchetto non è ancora finito, sembra infinito, comunque ne è rimasto poco, non è... si potrebbe fare una piccola rosellina, ma niente di più. Quindi prendiamo un aghetto con una cruna un po' più grande. Vediamo nella mia scatola degli aghi cosa abbiamo. Ecco qua. Tiriamo qui il filo così lo blocchiamo. L'uncinetto adesso non ci serve più. Uncinetto utilizzato l'1,20, va bene anche l'1,40, dipende dalla vostra mano. Un aghetto con una cruna grossa, i cristallini a forma di cubetto, gli stessi che ho utilizzato sulla collana, e il filo, ecco l'ausolite. Questi sono i materiali che ci occorrono per realizzare questa rosellina. Trovate tutto il materiale sul sito di Arte Bijou Lab. Nel frattempo io sto cercando di entrare il filo nella cruna del lago, ecco, quasi riuscita. È un po' complicato, ma ecco fatto. Lavoro successivo è quello di raggruppare su se stessi tutti i petali del fiore che abbiamo appena fatto. E allora cominciamo. Piegando su se stesso, quindi scendiamo qua. E cominciamo a chiudere così, a forma di bocciolo, perché partiamo dal centro, quindi ci stiamo realizzando il centro del fiorellino, quindi cuciamo il centro. Anche chi non è bravo a cucire, non ha importanza, sono cose facilissime, sono sicura che riuscirete, perché è molto 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 semplice. E allora, quindi mi piacerebbe creare un fiore molto aperto, quindi cerchiamo di sistemare il bocciolo nell'apertura più che nella chiusura, tanto il centro l'abbiamo già creato, bocciolino centrale, quindi adesso possiamo anche rimanere un po' larghi nel lavoro. Così diamo un punto qui. Come vedete, anch'io sto andando a caso, non è che c'è uno schema ben preciso. Si posizionano i petali l'uno sull'altro e poi si dà qualche punto per unire e tenere insieme, ecco, il tutto. Poi con le mani andiamo ad aprire bene il bocciolino. Quindi proseguiamo con
il cucire il fiorellino su se stesso, così sul bordo, senza curarci troppo, ecco. Nell'estetica tanto va sotto. Ecco finito il fiore. Con le nostre perline uniamo l'inizio con la fine, sempre nodini e poi la colla. Uno, due e tre nodini. Stringiamo bene e tagliamo l'eccesso, anche un po' più lungo, non fa niente, tanto adesso andremo di colla e questi rimarranno qua sotto. Quindi riprendo la mia collana. Questo è il posto in cui vorrei mettere la rosellina. E perciò già la posiziono. Sì, qua mi piace. Andiamo a mettere un po' di colla qui sotto. E uniamo anche l'inizio con la fine, tutto qui insieme. La colla già in un paio di minuti si riprende e quindi ci permette di poterla posizionare senza rischiare che cada e che si sposti, o comunque ci dà già l'idea di come andrà nel lavoro finale. Ho tagliato i due pezzettini di filo che prima avevo rinforzato con la colla, li avevo lasciati un po' lunghi e con l'intento poi di accorciarli una volta che la colla si fosse asciugata. Si è asciugata la colla di là e quindi ho tagliato i pezzettini che mi erano rimasti e qui adesso vado a incollare aiutandomi con un uncinetto, così che stia bene fissa tutta la parte della base del fiore sulla foglia. Qui abbiamo il nostro centro ed ecco qua finito il nostro lavoro. Grazie di aver guardato, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!